got my first real six string. Bought it at the five and dime. Ad una settimana dall'atteso big match contro la Rutaliana, la Naune sul neutro di Nave San Rocco affronta la Virtus Trento. Per la sfida odierna mister Brugnara deve fare a meno di alcune pedine importanti. De Petri, Spinamonti e Panizza sono fuori per squalifica. Dalla parte opposta il collega Fontana vuole centrare il terzo risultato utile consecutivo e si affida in attacco alla coppia Osl e Mazzola. Finora 9 gol in 2 in questa stagione. Come direbbero quindi i veri sapienti, un testa coda da prendere con le dovute precauzioni per la capolista. Fischietto della gara è il signor Klaus di Trento. Passano solo 9 minuti e la Naune va proprio in testa coda. Capitan Genetti libera centralmente, paracampo tutto solo sulla tre quarti, arma un potente destro che si infila alla destra del giovane Ordenes. I ragazzi di Brugnara con un'inusuale tenuta biancorossa provano a reagire al tredicesimo. Baggia appoggia per Mariotti, l'attaccante Solandor tenta la conclusione ma non trova la porta. 3 minuti più tardi è Fiorazza a verticalizzare per Mariotti, Rota buca l'intervento ma il tiro deviato del numero 10 della Naune viene bloccato a terra da Martinelli con un outfit alla Campos. Pericolosi Virtusini al ventunesimo, Genetti non riesce ad intervenire su un lancio lungo, Mazzola tenta di colpire di precisione ma il tiro si spegne di poco sul fondo. I nonesi faticano nella manovra e la Virtus trova il raddoppio al 41esimo, Mazzola va l'uno contro uno con Tenni, il rimpallo favorisce De Gasperi che entra in area, calcia potente sul primo palo e il pallone si infila sotto la traversa. Nel finale di primo tempo Andrea Segna cade in area ma per Klaus è tutto ok. Fiorazza si accende allo scadere dalla sinistra centro e mezzo dove la girata aerea di Baggia è ben controllata da Martinelli. Allo scadere dei due di recupero Capitan Genetti a cadere in una mischia in area. Klaus lo ammonisce per simulazione. Nel prendere la via degli spogliatoi mister Brugnara si fa sentire con il direttore di gara e viene espulso. Inizia la ripresa e sono ancora i ragazzi di Fontana ad andare vicini alla terza marcatura. Baldessari dalla destra centro e mezzo, Mazzola sul secondo palo arriva con un attimo di ritardo. La Virtus sembra avere in mano la partita, ma la Naune al 62esimo riesce ad accorciare. Alessandro Segna, uno tra i più positivi dei suoi, non va al tiro e appoggia sulla destra per Mariotti, che con una magia beffa Martinelli nell'angolo lontano. È lo stesso Mariotti, 2 minuti più tardi, a servire in area Andrea Segna, che viene messo giù da Miori. Rigore ed espulsione per il difensore. Dagli 11 metri Mariotti calcia, Martinelli intuisce e tocca il pallone, che si insacca però in rete. Al 67esimo il neoentrato Tomasi serve sulla corsa Fiorazzo, che in area va al contatto dubbio con De Gasperi. Per Klaus è nuovamente rigore. Ancora Mariotti sul dischetto. L'attaccante Solandro in questa occasione opta per il cucchiaio e il pallone si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta è Falvo a spedire alto. La Virtus si salva e la Naune spreca un'occasione d'oro. Nel quarto d'ora finale la capolista cerca la terza rete, ma la squadra di Fontana, seppur in 10, si difende bene e rischia in poche occasioni. A 3 dalla fine l'azione dei Segna permette ad Alessandro di andare al tiro al volo, che non trova la porta. Un minuto più tardi, proteste nonese per un fuorigioco segnalato ad Alessandro Segna pescato in avanti da un tacco di Fiorazzo. Nel recupero è Falvo a calciare da fuori area, ma Martinelli senza problemi fa suo il pallone. Dopo 4 di recupero Klaus manda tutti negli spogliatoi. Finisce 2-2 tra Naune e Virtus Trento. I virtussini colgono un punto prezioso contro la capolista, ma possono mangiarsi le mani per i 2 minuti di sbandamento della ripresa costati le 2 reti del pari. Testa coda amaro per i nonesi che perdono la vetta della classifica e la prossima settimana andranno a far visita alla Rotaliana, tornata oggi nuovamente in vetta grazie alla vittoria interna contro il Pinzolo Campiglio.